La domenica il risveglio è più sereno. Ferragosto s'avvicina. C'è una settimana in meno da passare prima di andare al mare. Potrei fare il poeta. L'hai sentita? L'hai sentita la campana? Per questo ne ho sentite tante. Domenica, Gastone? No, la campanella dell'ingresso. Beh, ci sarà qualcuno alla porta. No, è sempre lui, quel maledetto mastino del barbiere. Suona, suona, sino che non vado ad aprire. E poi si nasconde, una pura malvagità. L'ho sentito più volte ridere alle nostre spalle. Storie, hai troppa fantasia. Ora apro e vediamo. L'hai visto? Ci credi adesso? Sono due settimane che gira per il quartiere. Se tu fossi un altro uomo, faresti qualcosa. Hai ragione. Telefoniamo subito alla Calapiacani. Questo mai. Dopotutto non posso dimenticare che quel malvagio è un mio simile. Non posso consegnarlo alla Calapiacani. Dobbiamo darci da fare noi per dargli una lezione. Fai come vuoi. Io torno a letto. Aiuto! Aiuto! Ecco l'uomo! Aiuto! Gastone! Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Se tu fossi più sensibile, non faresti certe domande. Rossi, prepariamogli un tranello. Va bene, però poi mi lasci tornare a letto. Devo aspettare ancora molto? Ci siamo, prova! Funziona, funziona! Bella idea davvero! Io ne ho una migliore, mio caro! Appena il mastino suonerà, prenderà una scossa di 360 volts! Una bella lezione! È cascato, hai visto? Lo troveremo coi nervi a pezzi. Io non capisco, eppure doveva funzionare. Appena uno si attacca al campanello, Rossi, se tu fossi un grande scienziato, avresti già trovato il modo di liberarti da quel maledettissimo bastino. Sì, uno scienziato. Ma magari il dottor Frankenstein, eh? Dottore, per i nostri esperimenti avremo bisogno di una gavia. Certo, Igor, la dobbiamo cercare forte e possibilmente cattiva. Oh, c'hai il nome giusto, barone. Via! Oggi è un grande giorno per la scienza. Proveremo per la prima volta il trapianto di buoni sentimenti in uno cattivo. Ehi, cervellone, quando ti decidi a inventare l'ascensore? E io dovrei diventare più buono stando legato qui, eh? Dunque, per i buoni sentimenti occorrono 5 lacrime di giovane, sì, è molto importante. Un sospiro di tartaruga. Una penna di pellicano. 4 denti di coccodrillo.
Accidenti, siamo rimasti senza denti di coccodrillo. Igor, corri a prenderne una dozzina. Subito, barone. Subito, barone. 12 denti di coccodrillo. Già, ma dove li trovo? Dal lattaio non credo. Dal droghiere nemmeno. Forse in merceria. Signora, scusi, non avrebbe 12 denti di coccodrillo? No, neppure in merceria. Barone, appena mi sleghi ti sbrano tutta la casa! Perbacco, senza denti di coccodrillo il trapianto di buoni sentimenti non si può fare. Ma dove è andato Igor? Ehi, che modi! Forse in campagna sarà più facile trovare dei denti di coccodrillo. Devo fare presto, al barone non piace aspettare. Senta, buon uomo, non sa dirmi dove potrei trovare dei denti di coccodrillo? Di coccodrillo? Saranno cari, eh? Il barone Frankenstein è pronto a pagare qualsiasi prezzo pur di avere quei denti. Beh, ti voglio aiutare. Mi devono essere avanzati, giusto, dei denti di coccodrillo. Che fortuna! Chi avrebbe detto che li avrei trovati da un pastore? Li tenevo da parte da tanti anni. Mille grazie. Ormai credevo di dover arrivare fino in Africa per trovarli. Su, coraggio, coraggio! Con tutti questi soldi ti potrò comprare una dentiera tutta d'oro. Sì, ridi, queste sono le tue ultime cattiverie. Diventerai un serissimo cane da salotto. Ho trovato i denti di coccodrillo. Ma sono di un coccodrillo vero? Certo. Tu l'hai visto? Sì. No, volevo dire, me li ha dati un pastore, li teneva da tanti anni. Beh, non c'è tempo di controllare, sta cominciando un temporale, per il nostro trapianto ci occorrono dei fortissimi lampi. Ehi, devi aprire proprio adesso che comincia a piovere? Voglio un avvocato con un ombrello! Silenzio! Tra un attimo sarà il più buono dei buoni. Sta arrivando... Il trapianto dei buoni sentimenti è cominciato! Bene, ora con l'anima più buona, più mite, ti aspetta una vita felice. Vai, è stato un piacere aiutarti. Vai, mio caro, vai! Devo andare fuori da solo, e se piglio freddo? Beh, è giusto, dovremmo avere una sciarpa da qualche parte, non ti pare? Grazie, ma a piedi nudi se trovo un chiodo come faccio? Su, dagli gli stivali! Grazie, ma c'è il sole, non avete un cappello? Un cappello? Ma sta brucando l'erba! Non vorrei aver sbagliato pozione, eppure ho seguito il ricettario alla lettera. Sospiro di tartaruga, penna di pellicano e denti di coccodrillo. Ah! Ma quei denti dove li hai trovati? In un gregge, eh? Dove li hai trovati? Sì, no, forse... Ah, una pozione coi denti di pecora, bel risultato, guarda! Aiuto, mi fa la bua, aiuto! Non possiamo lasciarlo solo in mezzo ai pericoli della strada. Adesso è troppo indifeso, dobbiamo prenderci cura di lui. Ma ci sta brucando tutta la casa, bisogna distrarlo, fallo divertire. Sì. Giù subito di lì. Ehi, finalmente si è calmato, ha trovato un gioco che lo diverte. Ah, meno male, siamo salvi, ce lo siamo tolti di torno per un po', meno male. Rossi, quello suona ancora. Sì, lo so, la pozione del barone ha funzionato troppo. Ma se i denti non erano di coccodrillo, io scusa, che cosa c'entro? Barone, coccodrillo, denti. Rossi, sei diventato matto? Riposare troppo la domenica ti fa male. Sì, forse, ma il trapianto dei buoni sentimenti... Rossi, il cervello ti dovrebbero trapiantare. Ma possibile che sai solo fantasticare? Non mi aiuti mai. Ho deciso, Gastone. Non è giusto che solo tu lavori in casa. Ti voglio aiutare. Davvero? Allora prendi uno straccio.